Eccomi per esempio Radio Pop 17:38, l'ultima ora di trasmissione della settimana. E non dico sbagliatamente ora, no, perché non, si finisce. Non erri, sarai un cavaliere tardi, ma non errante, no. Caro Alessandro Diegoli, infatti alle 18 si chiude con il per esempio. E alle 18 e un minuto parte Dammi solo un minuto. Potrebbero essere anche più di un minuto, potrebbe essere di meno, non vi preoccupate. Sappiate soltanto, ascoltatori, che è il vostro momento in particolare, il momento di quegli ascoltatori da noi vituperati, odiati, voluti male, mai abbastanza insultati, che telefonano di solito dicendo: ah no, ho sentito, ho appena acceso la radio, non so di cosa state parlando, ma esattamente, ecco. E quindi voi che amate l'improvvisazione, voi che vi piace argomentare, voi che gradite argomentare anche e dissertare anche di cose di cui non sapete niente, tenetevi pronti, oggi è la puntata di prova, ma ogni venerdì dalle 6 alle 6 e mezza il grande torneo di improvvisazione radiofonica tra ascoltatori. Non senti un disturbo? Sento un disturbo, non solo durante la canzone sono venuti di nuovo a rompere le palle, ma per introdurre l'inopinato ospite, no, perché ospite è uno che ha atteso. Cari, io vi devo interrompere immediatamente, perché voglio dire, ormai vi siete crogiolati in un'assenza del sottoscritto che risulta ormai insopportabile. Guarda l'SMS che è arrivato un attimo fa, leggilo. Scusate, ma l'apo baci Romina. Romina, ti bacio anch'io con egual trasporto. Purtroppo questi due malvissuti, è vero, che stavano insieme anche in pose sconvenienti. Mia assenza. Dopo avermi negletto poi per tutta la settimana, l'apo sei tu, Romina. Che tu ne sei la trasmissione. Sei detto, adesso, quando hai detto vado un attimo a far pipì, ti sei automandato l'SMS. Allora, non ti volevamo eliminare, ti volevamo tenere come dessert della settimana. Dai, ma non solo. Guardate, voi mettete questa musica degenerata. Voi sapete che, voglio dire, in Nirvana, io per esempio avrei messo per giustificare anche la mia assenza qualche altra cosa. Non lo so, il trovatore. Avete presente l'amor ondardo, l'amor ondardo, quello che si viene confuso con l'amore è un dardo. Sai che lui canta molto bene, è stato anche promotore di numerosi cori, Sì, tipo devi morire. Non era esattamente così, Mozart non fa questo tipo di poeti, cosa però. Dire, Lapo, come è passato l'estate? Noi ci eravamo lasciati il 15 d'agosto, era venuto a trovarci all'idroparty 2013 e ha fatto vacanze. Cosa hai fatto? Beh, naturalmente ho passato le vacanze del Galateo. Le vacanze del Galateo. Sì. Ho passato tutto il tempo a fare bagni nel latte d'asina. Oh, che sì. Beh, hai munto asine, no, cioè, l'hai comprato? Cioè. No, naturalmente nella così country residence di famiglia ho passato tutto il tempo a farmi versare appunto il così caraffe da ancelle poco vestite. Poppeo è un po' il tuo. Senti, allora, così a naso direi argentario. Ma precisa, no, quasi, perché noi siamo in zona Castiglione della Pescaia, Punta Ala, quelle zone lì, per cui esattamente un po' più su dell'argentario, dove vengono branchi di, voglio dire, gente che ha sempre lavorato. Mamma mia, gentaglia, sì. Non si può sentire, naturalmente. Però lì, in quel caso, si usa anche il latte di cinghiale, che è un po' è un'altra cosa che piace molto al Facchini. Sì, il latte di cinghiale, devo dire anche il cinghiale in sé, con la polenta taragna. Perché no? La polenta taragna come piatto povero, come viene normato dal Galateo? Tu sai, caro, naturalmente che il piatto povero è ossimorico rispetto a certe cose del bon ton, anche se per carità sappiamo che il Galateo si occupa di tutto, anche dei piatti poveri. Naturalmente la polenta taragna rischia di essere un po' fastidiosa, perché se abusate col gorgonzola potreste essere, diciamo, spiacevoli una volta poi vogliate intrattenervi con le suddette ancelle. Sì. Secondo me non si fa con il gorgonzola, ma questo lo scopriremo probabilmente. Fra l'altro, le suddette ancelle non erano state dette. No, le sono prima. Le dette prima. Ancelle poco vestite che li porgono. Il latte d'asino. Ma no, perché pensavo ormai fossero sottintese ancelle. Addirittura. Diegoli, Dioscente, allora, Cribbio. Diegoli, io e te, rispetto all'Apo Mazzafontana, il nostro ex maestro di Galateo, ex amico, ex collaboratore della trasmissione. Ex tutto, sì. Ex cattedra anche. Già decaduto. Exogino. Abbiamo sì. un. Abbiamo il limitatore automatico come certi mezzi. Fortunatamente. Hai capito? Cioè,
dopo 15 secondi che lo ascoltiamo, andiamo in pilota automatico e non lo capiamo. Io, scusate, vi invito a votare la decadenza del sottoscritto in giunta. In giunta, la giunta onesta. Di un deca più la giunta. Scusami, gli dedichiamo una canzone che sicuramente lo farà orripilare. Va bene. Va bene, Benga. Ah, beh, fallo partire perché è una base che non finisce più. Dedicata tutta a te, Lapo, sì. al bon ton, alle buone maniere, al bon écouté. Bravo. Della mossica, delle orecchie e del tutto, del comune sentire. Per quanto riguarda la musica dubstep, di cui non mandiamo il file registrato perché adesso ne sentite un pezzettino, uno degli esponenti DJ più importanti di questo genere musicale, Benga, si chiama così. Benga, un DJ del Benga, sì. Chi ha preso il disco se lo tenga, questo eccolo. È il sottotitolo. sarà questa sera nella zona di Lambrate al Dude di Milano. E per gli amanti del genere, una serata di quelle che ci si prepara con il disco nap. Il disco nap è il sonnellino dalle 7 alle 9 e mezzo. Okay. Sta per partire, mi arriva, sembra. Arriva. Per arrivare. È giusto, secondo me è la giusta durata del brano. Sai che batteva il piedino Lapo? Lapo può negarlo, Lapo. Nego. Nego, figurati. Benga con I Will Never Change, questa sera DJ set del suddetto in quel del Dude di Milano. E non suddette ancelle, è suddetto no. Benga. Sai che diventano matti per Lapo Mazzafontana? Eccolo. Pazzi per Lapo, certo. La voce di Lapo è più bella al telefono, attenzione. Il Lapo pazzi sono Lapo, i suoi fan. Ci siamo conosciuti all'Hydro Party. Finalmente, baci da parte mia, Paola. Ciao Paola. Certo, figurati lui, guardalo. Sono una pessima ascoltatrice che non vi sentiva da un po'. Ho riacceso la radio e sono scoppiata a ridere. Vi voglio un sacco di bene, maledetti. Oh, e poi ancora, addirittura Gloria, che è nota anche come il freezer dei nostri ascoltatori, perché non si lascia andare mai, no? Dice, forse per Lapo potrei mettere un cuoricino. Che per Gloria è tantissimo, Sì. Cioè, per farti capire, cerco Piteco, poco sotto ne ha messi tre. Però uno di Gloria vale come tre di cerco Piteco, forse quattro di chi cerco è? Scusate Piteco. La mia ignoranza perimetrale, ma chi sarebbe cerco Piteco? È un'ascoltatrice. Perché su Facebook si possono mettere anche nomi falsi, sì. Come già tu e i tuoi numerosi alter ego sapete, come i tuoi fake ci hanno insegnato. Ma violando i terms and conditions. Sì, però a quel punto potresti incorrere in un multone da parte di Zuckerberg. Sì. Ma allora ringraziamo però la cuoricinatrice di tutto cuore, scusate il cavallo. Allora, una segnalazione ad entrambi: non abbiamo la pubblicità prima delle 18, alle 18. Beh, chi se ne quindi frega, abbiamo una sigla. Chiudiamo con la sigla e si ricomincia con la trasmissione dopo, condotta da noi due. Sì. Dammi un altro. No, ancora un minuto. Dammi solo un minuto. Solo un minuto. Una domanda per Lapo di Galateo, ancora. Ma basta questa roba. Vabbè, oggi ancora, dai. Allora, una domanda per Lapo. Siamo e poi talmente maleducati che forse ne abbiamo ancora bisogno. Ne avete facoltà. E l'altra cosa è la domanda di oggi, francescana, anche per Lapo. Certo. Allora, la domanda di Galateo è questo: se un vigile ferma una signora, una tardona. Dai. Così dice. Chi? L'ascoltatore Marco: se un vigile ferma una tardona alla guida di un SUV per eccesso di velocità, può dir lei signora superati 50? No. È una battuta, una barza che sì. L'altra cosa è il tema di oggi, sai che oggi è San Francesco, sì, patrono d'Italia, per colui Marco. Che dialogava con gli animali. Il tema di trasmissione con gli ascoltatori è il seguente: con quale animale vorrebbe parlare e per dire cosa? Ma che domande, naturalmente vorrei parlare con i miei veltri, che cazzo insomma, sono mi veltri? La muta di cani da caccia. La muta di cani da caccia che di solito si accompagna, diciamo, alle mie cacce oppure anche alle mie non cacce, visto che sono anche abbastanza contrario, e naturalmente gli manca la parola. Poi sappiamo che purtroppo molte persone abusano di questa facoltà di espressione vocale, soprattutto spesso lo sappiamo in Parlamento, anche in altre zone. Però se invece i veltri potessero comunicare tutta la loro esperienza, tutta la loro volontà, se potessero cantare anche loro, per esempio il succitato L'amor ondardo, vogliamo riproporlo? Riproporlo, dai. L'amor ondardo le favelle in mio favore, per la forza sapete,
Tutta, la faccio tutta, no, la faccio tutta. Facciamo un podcast a parte, adesso andiamo poi in sala di registrazione giù. È ondardo. Ma ondardo nel senso che è ondeardo. Vedete che spesso e volentieri c'è anche l'abuso da parte dei librettisti nel scrivere delle pirlate clamorose. E che poi tutto il mondo diceva l'amore è ondardo, invece ondeardo, ond apostrofo ardo. Ma veramente? Nessuno ha capito nulla finora? Nessuno ha capito nulla e la gente che lo cita lo fa a sproposito. Oh. Però si può sempre dire ho fatto una citazione dal Trovatore di Verdi. Sto prendendo disco radio, fatemi sapere la nuova frequenza. 107.6, se no prendi il tuo smartphone e vai su radiopopolare.it. Sullo streaming. Ho cercato l'apo su YouTube, sarà pure nobile ma è pelato. Cazzo che Beh, naturalmente si sa che insomma i neuroni cagionano una certa stempiatura anche in giovane età. Ma come devo fare per usare WhatsApp con voi? Scrivere al 331 6214013. Sì, occhio però perché a volte non funziona WhatsApp, quindi potresti anche scrivere a vuoto. Ma noi ve lo diciamo tutte le volte. Tutte le volte, è un po' un terno all'otto. Adesso vediamo, magari funziona. Ah, funziona. E di nuovo un'altra ascoltatrice che dice no, disdetta, ma quindi non ci sarà più l'apo? Ma come no? Allora così, noi non lo volevamo più. Ce l'hanno imposto. Sì, dall'alto. No, è arrivato con un bidone carico di danaro e chi sta guardando le ultime puntate di Breaking Bad capisce di cosa sa di cosa stiamo parlando. In effetti. Il vile denaro, lo sterco del diavolo. Questa naturalmente è un'offesa che verrà lavata col sangue davanti al convento delle Carmelitane Scalze alle 3 di stamattina. L'apo Forever, l'apo un grande perché c'è l'H dopo. E poi ci scrivono: ma scusate, per una volta che stavo uscendo dall'ufficio presto mi costringete a restare qui ancora per 8 minuti. No tesoro, fino alle 38 minuti, fino alle 6:30. Tra poco parte la grandissima novità del palinsesto di Radio Popolare. Sì, l'ultima mezz'ora di Ecco Noi per esempio è inscatolata in una nuova geniale grandissima idea just for you. Ecco Noi, la Ecco Noi Production propone il peduncolo radiofonico di Ecco Noi per esempio, cioè sigle, partiamo. E ora? Sul potere a chi lavora, sì, più o meno sì, no? Eccezionalmente questa settimana con la presenza di Lapo Mazza Fontana che rimane con noi in studio. Anche perché il grande torneo degli ascoltatori che improvvisano alla radio oggi ha una puntata prova. Una pilota. Oggi allora, pilota. Ve lo diciamo subito, cioè, e siamo ridondanti, didascalici da morire, però è la prima volta. Chiamate allo 02 33 001 001, chiamateci qui al telefono e siate pronti a improvvisare. È il nostro modo per farvela pagare per tutte quelle volte in cui ci avete telefonato dicendo senza motivo. Sì, senza motivo, dicendo non ho sentito la trasmissione fino adesso, però. Esatto. Però un corno. Allora, Lapo, piace più Some Whiskey and Things Get Frisky o Who Is He, What the Hell, Why the Hell Did You Bring It To Me? Did you bring it to me? Vabbè, allora prendimi in giro per la R. No, ma più che altro c'era già Renatone che parla così. Che sembra uscito da Maiana. No. Did you bring it to me? Ma credo che sia perché era him. Hai ragione. Questa è la sigla. Non è la Magliana, è da Fonopoli. È da Fonopoli. Mamma mia, ragazzi. Comunque splendido. Scusami. Sì, prego. Questa è la sigla. La sigla del peduncolo radiofonico di Econe, per esempio. Una sigla che non c'entra niente, ma ci piace tantissimo. E dovevamo avere un motivo per metterla su tutte le settimane. Era quella. Tonight. Aspetta un attimo. A Triangle Sweet Delight. Triangle Sweet Delight. I found out a Triangle Sweet Delight. Dale. Oh mio Dio, è la sigla di Dammi Solo un Minuto. Ci avete scassato per anni chiamando in onda senza motivo. E a questo punto vi diamo noi un non motivo per chiamare in onda. Ossia il primo torneo di improvvisazione radiofonica tra voi ascoltatori. Oggi è da considerarsi amichevole. Puntata numero zero. Sì. Duello pilota per farvi capire cosa accadrà dalle 18 alle 18:30 tutti i venerdì sulle frequenze di Radio Popolare con la redazione di Ecco Noi per esempio. Il regolamento è molto molto semplice. Voi chiamate allo 02 33 001 001 e ovviamente non sapete di cosa dovrete parlare. Rimanete in attesa come al solito e state appena lì. Tocca a voi, pronto, dite il vostro nome e dopo il nome, qualsiasi cosa diciate,
potrà essere utilizzato contro di voi. Perché più vi allontanate o più dite cose che non c'entrano con l'argomento, e meno prenderete punteggio per quanto riguarda questa sfida di improvvisazione. Le regole sono che non valgono ripetizioni, quindi Lapo, cioè non è che posso ripetere lo stesso concetto tre volte per allungare il brodo. Very good. Questa è una, si capisce? È vietato uscire dal tema, andare off topic. Se io ti faccio una domanda sul colore delle tovaglie della nonna, non mi puoi parlare della zia della nonna che ha avuto purtroppo quel grave caso di dissenteria quando è andata in Libia. Peccato, perché la dissenteria libica era particolarmente interessante. Cioè, dovete stare abbastanza inerenti al tema. E poi non valgono le classiche esitazioni, tipo un consiglio, non commentate l'argomento dato. No. Perché oltre questa la so, che sfiga. Perché tutto ciò che dite oltre il vostro nome, ripetiamo, potrà essere utilizzato contro di voi per giudicare il vincitore di puntata. 02-33-001-001, abbiamo la prima cavia. Prima di dargli il via, la domanda che sorgerà spontanea agli ascoltatori è: come si vince? Come si decidiamo io e Ale? Sì, e non da oggi, dalla settimana prossima vi metteremo gli uni contro gli altri. Cioè, a insindacabile giudizio dei conduttori. Certo, figurati. Pronto? Pronto? Pronto, Matteo. Ciao, Matteo, quanto le liberalizzazioni di Bersani ti hanno cambiato la vita? Guarda, io ho avuto praticamente l'assicurazione della moto e della macchina che mi è costata meno, perché ho dimostrato, sembrava che vivessi con mio papà, avevo lo stesso domicilio, quindi lui era in classe 1 e io sono in classe 1 anch'io. Grande, quindi, hai risparmiato quanto? Secondo me un 300 euro per la macchina e un centinaio per la moto. Va bene, visto che sei la cavia e sei il primo, qualche commentino. Due. Occhio che fa il saputello. Era molto più largo l'argomento, volendo. Beh, cioè, in Bersani potevi parlare del telefono, le schede telefoniche. Ma l'ultima volta che sono andato a tagliarmi i capelli è stato per il matrimonio di mia sorella. Adesso mia sorella ha avuto una figlia e mia nipote ha già 9 anni. Bravo, grazie. L'altra cosa, e chiudiamo con te ascoltatore, è: si chiama dammi solo un minuto, perché dovete durare un minuto. Ragazzi, un minuto è lunghissimo, Un minuto a lungo a parlare di una roba improvvisata. Dovete essere bravi. Ciao. Bravo Matteo. Bravo. Ok, pronto. Com'è andato Matteo, comunque, cazzo, secondo te? Molto bene, soprattutto per il riferimento al suo ultimo taglio di capelli. 02-33-001-001. Di là hanno messo giù subito, forse impauriti da questa prova titanica che li aspetta. Sponte. Ma non vi preoccupate. Allora, a parte che per quando cominciamo davvero dovremo prendere un segretario. Un segretario numero uno. Sì. E anche un cronografo. Un cronografo, perché è per vedere chi dura più a lungo. Ok. Anche. Allora, pronto? Pronto. Emiliano. Emiliano, luce ed ombre del personaggio interpretato da Clark Gable in Via col vento. Quella sera ero lì in aeroporto e c'era un sacco di vento, allora cosa faccio? Mi metto lì e dico: Clark, dove sei? E alla fine sto qua, è sputato dal nulla e non mi ricordo tanto bene che cosa è successo, però alla fine mi sembra che sia andato proprio così, che c'era un sacco di vento e quindi... Quanto cazzo dura sto venuto. Ciao. Genio. Bravo. Grazie, ciao. Allora, questo è il più classico dei bravo lo stesso, sì. 02-33-001-001. Pronto? 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 Ciao, come ti chiami? Sono io? Sì. Ciao, io sono Valeria. Allora, Valeria, vale per te, ma soprattutto vale per tutti coloro che parteciperanno ufficialmente settimana prossima. Chi non spegne la cazzo di radio è eliminato subito. Spegni la radio, non dire sono io. Il mio rapporto con la risintonizzazione del digitale terrestre. Guarda, io ho 19 anni, di queste cose se ne occupano i miei genitori. Io la televisione non la guardo praticamente mai, quindi... Quindi hai perso. Hai perso. È andata malissimo. Cioè, non è che i giovani devono essere discriminati così.
No, è vero, io quoto Valeria al 300%, anche perché ha una voce armoniosa, sì, allora, Valeria, gentile. Valeria, hai sbagliato due cose: uno, a essere una donna; due, a essere una giovane donna e a telefonare così oggi con l'Apo. Quindi diciamo che, vabbè, insomma, è una situazione un po' così incresciosa. Sì, io voto Toto Cielo per la tua incoronazione immediata. Ciao Valeria, grazie, ciao. Così, eh. Oh, là, 0233-001-001, ultima, poi pausa musicale, direi. Sì. E poi si ricomincia dopo. Gloria, giustamente, ci ricorda di, oltre a spegnere la radio quando chiamate, di tenere i telefoni lontani dalle narici. Cioè, l'effetto Darth Vader non piace. No, okay? Non piace. Va bene? Pronto? Pronto? Sì, pronto. Ciao. Ciao, come ti chiami? Michele. Michele, l'uso dello scalogno nella cucina lombarda. La cucina lombarda si distingue da tante altre cucine per uno scarso uso dell'aglio e per un uso sapiente della cipolla, specialmente della sua varietà Scalogno, che come mi ha insegnato mia moglie, ha un tono molto più ricco di quello che è la cipolla normale e arricchisce indubbiamente i piatti, rendendo così ogni esperienza culinaria un'esperienza davvero da ricordare. Oh, non è ancora passato il minuto, ma spero di potervi fermare. No, allora, sì, sei stato bravo. Il punto è che, diciamo, se fosse una sfida ufficiale tra te e un altro che è stato bravo come te qualitativamente, vince chi dura più a lungo. Non sei andato granché in là, però devo dire che pensavo di coglierti più impreparato. Sei stato bravo. Parteciperai anche quando ci sarà il duello ufficiale. Certo. Spero. Sì, saranno ricchi premi, eh. Ciao. Sai cosa stavo pensando? Che il minuto che stiamo chiedendo agli ascoltatori, di solito cerchiamo di rifuggirlo, cioè riteniamo un ascoltatore che parla per un minuto un insostenibile rompicoglioni. Sì, cioè, però forse hai ragione, perché se il premio è perché è più capace a improvvisare, sì, sei capace tu di improvvisare per 3 secondi. No, è vero. E poi si ribalta tutto, è giusto. Quindi un minuto, dovreste comunque allenatevi. Da qua avremo tutto un anno davanti. Sì, presto faremo anche il gioco per Natale. Volevamo fare il gioco in scatola. Sì, sicuramente. Dammi solo un minuto. Però ve lo facciamo online, perché comunque così risparmiamo alberi. L'Apo Mazza è nato stanco. Oh, è venuta. Che bello riuscire a remixare dal vivo, proprio in diretta, live, una canzona. Ma quando Raina, già Villa da Posse, autore di questo brano, viene a Radio Popolare Network, glielo facciamo rifare con il testo, con l'Apo Mazza è nato stanco. 02 33 001 001, dammi solo un minuto. L'appendice intrisa di stupidigia di Ecco Noi per esempio, sì, che va, che è una trasmissione già di per sé oberata di stupidigia. No, intelligente, razionale, sì, seria, forse compassata. Ci voleva una sterzatina. Sai così cosa? Eravamo un po' troppo dimessi e morigerated. Sì, ci siamo un po' sdacciati il nodo della cravatta, diciamo. Come si fa il venerdì a fine settimana, sì, dalle 6 alle 6 e mezza. Un casual Friday qui nello studio 2 e allo 02 33 001 001. Chi abbiamo? Pronto? Ciao, come ti chiami? Giulia. Quella volta che il bancomat ti ha mangiato la scheda? Quella volta, quei cavolo di secondi che ti compaiono, ritirare la tessera entro 6 secondi purtroppo non sono stati sufficienti. Quindi quella volta mi è stata mangiata la scheda, non ero neanche in Italia e quindi la cosa è stata molto complicata, soprattutto perché le banche non hanno un sistema di poter prelevare i soldi senza avere il bancomat a portata di mano, molto semplice. Vabbè, ce n'è uno. Una quantità di moduli infinita, facendomi uno sbattimento allucinante, perché oltretutto non avevo i codici della banca a portata di mano e quindi ho dovuto chiamare in Italia, spendere l'ira di Dio di soldi per farmi leggere i codici della banca e tutto quanto, andare in banca, fare tutte le pratiche, i moduli, tutto quello che era necessario fare per poi alla fine avere una quantità di soldi residua veramente. Sai che mi sa che le è successo davvero? Giulia, va bene. Sì. Ad ora oggi avresti vinto tu, nonostante. Sei partita ripetendo la domanda
e questo è un grave errore. Poi però si è andata benissimo. Grave errore. Un errore da matita Bordeaux. No, sai cosa? C'è un modo per prendere i soldi senza la testa, la rapina. La rapa. Sì. Senti Giulia, ti abbiamo beccato con un aneddoto su cui eri pronta in pratica. Cioè, hai avuto la domanda? No, in realtà non mi è mai successo niente di tutto ciò. Oh. Sono andata improvvisando. Posso fare una domanda? Ma sei andata dal parrucchiere nel frattempo? Cioè, in questo nel momento, no? Il nostro amico prima diceva che era andato al parrucchiere. No, questa del parrucchiere mi è mancata, mi sono solo lisciata la frangetta. Allora bene, Giulia, non ti chiediamo, no, non chiediamo all'Apo se darebbe a te la palma della vincitrice perché vince! Figurati. Esatto. È strano che abbia detto vince dammi il numero. Strano, forse vince dammi il numero. Eccolo lì. Giulia, speriamo che parteciperai dalla prossima settimana quando cominceranno le gare ufficiali perché abbiamo già una favorita, dai. Sì. Va bene, mi eserciterò. Sai qual è il problema di ripetere la domanda? Che se sei troppo abituato a fare compiti in classe ed esami, sai che comunque una riga di risposta ti parte ripetendo la domanda. Vero, allora ho negli capito, anni ma quello è il mondo dei mocciosi, qua sei tra gli uomini. Qui, o donne, tra sì, adulti, uomini diciamo. Intendo adulti, tra adulti. Ometti, fatti e finiti. Ciao Giulia, grazie. Dove ciao, i fatti ciao. Siamo io e Diegoli e quello finito è la pomazza. Esatto, Cribio. Non gridare Lapo, ma mannaggia te. Sai che la rubrica di Lapo Mazza si chiamerà Uomini Fatti e Finiti. Sì, sì. Fatti e Finiti. Virgola Cribbio. Pronto. Pronto, come ti chiami? Pronto, come ti chiami? Ce la fai? 02 non ce la fa. Non ce la fai. 0233-001-001. E di stiamo qua facendo manco la puntata pilota della gara di improvvisazione. Puntata pirlotta direi anche, insomma, di improvvisazione. Tu sei un cretino. 02-33-001-001, non abbiate timore, no. Non siate timidi, tenete su la cornetta così fortissimamente, come potrebbe dire un lapo ispirato. Volle, fortissimamente volle. Sì, certo. Giulia è pallosissima, non può vincere, a parte che scrivono via sms. Bla bla bla, stanno rosicando. Hanno aperto una segheria o siamo stati invasi dai roditori? Scusa, allora, perché sei più bravo di Giulia, chiama e faccelo vedere. Infatti. Fuori, fai pensa scendere quelle te. Palline, dai. Pensa con te. Questo criptorchidismo maledetto. Figurati, ma... Al 331-6214013 scrivono queste nefandezze, baggianate. Invece noi vogliamo le telefonate allo 02-33-001-001 laddove vi potrete dimostrare veramente bravi improvvisatori. Pronto? Max. Ciao Max. Allora, perché Bruno Conti è stato votato il miglior giocatore del Mondiale 82? Sai perché Bruno Conti, io ho sempre ammirato, no? Quello lì era troppo bravo, l'ho sempre visto come mi piacerebbe essere lui, come agire con la palla, così, mamma mia, mi ha fatto venire voglia di giocare a calcio e da quel momento ho cominciato a seguire il calcio pur non potendo praticare per ovvi motivi. Max, allora, aspetta. Gravissimo errore di partenza. Non ho capito un cazzo. No, hai capito. Hai cominciato con perché. Non si comincia col cioè, perché. Cioè, tu devi interpretare l'ascoltatore che telefona senza sapere assolutamente niente di quello che succede e dice la sua a caso. Senza giusto rispondere alla nostra domanda. Sì. Tributo a essere disabili. Ma non è vero. Max, ti abbracciamo, a presto, continua a seguirci. Grazie, mi sono divertito lo stesso. Ciao. Allora, arriva un'altra chiamata, lo 02-33-001-001. Pronto. Come ti chiami? Pronto. Ciao, sì. Come ti chiami? Maniglia. Maniglia, la figura del comandante Giap scomparso proprio oggi a 102 anni nell'immaginario anti-imperialista. Ciao. Sì, ma tu non ti ricordi di Beppe però. Brava, ciao, grazie. Sai che sarà? Vince! No, non vince, pianta e picchiare i pugni sul tavolo. Senti, adesso ti leghiamo, Lapo. Porca puttana! Lapo, ti leghiamo adesso. Basta, Lapo. Gridi come un pazzo. Sei intenibile. Pugni sul tavolo. Ci fai allora dire delle parolacce. Un po' di contegno. Si contenga. Si contenga, come diceva quello là. Pronto? Pronto. Ciao, nome? Marcus. Amintore Fanfani e la sua unicità all'interno della DC nell'immediato dopoguerra.
Io ritengo che la corrente fanfagnana abbia dato una direttiva filo occidentale, soprattutto filo NATO, anche se nei trattati internazionali teneva comunque sempre presente quella che era la peculiarità di un rapporto democrazia partito comunista italiano a tratti difficile. Penso che una figura come Fanfani al giorno d'oggi potrebbe dare un contributo alla sinistra, ma anche al centro e alla destra, a tutti. Di costruttività. A cani e porci. Sto morendo, non riesco a dire certe castronerie. No, però bravo. Tra l'altro, perché... secondo me hai detto una serie di castronerie dal punto di vista della ricostruzione storica. Però non lo so. Alcune robine, ma non era la parte sinistra della DC? Cosa vuol dire? Era pure DC, la P era quella gente lì di centrosinistra, vabbè, però devo dire che non è andato male, anche perché cioè non si giudica la capacità di improvvisare e la capacità di tenere desto l'interesse all'interno delle regole. Se dite delle castronerie, vabbè ragazzi, cioè fa parte dell'improvvisazione. Ragazzi, pensi quante le diciamo noi. Ciao, grazie. Bravo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Abbiamo ancora, forse che abbiamo troppi minuti. Sì, no. Ne avessimo allora, meno sarebbe meglio. Bisogna giocarci secondo me due brani. No, ce ne siamo giocati due. No, adesso vediamo, dai. 0233 001 001, il consueto numero. Pronto. Pronto. Come ti chiami? No, spegni la radio, sennò sei già eliminato. No, elimination. Pronto. Pronto. Come ti chiami? Lorenzo, ciao. Lorenzo, ma Pollock e gli irascibili, cosa c'hanno da arrabbiarsi questi? Ma Pollock e gli irascibili, secondo me, partendo da tematiche di vitalismo panico e approdando a tematiche di angoscia metropolitana, secondo me... No, senti, no, ma chi cazzo è Pollock? No, veramente, cioè, tutti preparatissimi, l'unico minchia sono io. Ciao. Ciao, questo si autoelime, grazie, ripasso. Ma il panico, ma era il materialismo panico, ma era mica male. Mica male, ti piace questa... sì, mamma mia, ragazzi... Allora, questa trasmissione che fate voi ci regalerà delle grosse cose. Sì, a noi. Noi cercheremo di mettere dei confini a tutto ciò, perché ci rendiamo conto che potrebbe essere tutto molto pericoloso e la cosa potrebbe sfuggirci di mano. Ci sentiamo una canzoncina di quelle che spaccano. Poi l'ultima. Poi magari l'ultima telefonata, vi lanciamo la grande anticipazione su ciò che l'Apo quest'anno produrrà per noi, una presenza nuova con una chiave di lettura pochino più consistente rispetto alle solite stupidaggini. Sì, esatto. Senti una cosa, guarda che si faceva le addizioni e le sottrazioni, era già un po'... non è vero. Poi, rispetto a prima. Datti atto di aver avuto una grande idea. Ma per non è vero. Dattene atto. Ale, ma guarda che è la vostra presenza che mi stimola. E finisce così, questa molto però bene, giusta, nel senso, non è che... Non è il solito sfumone di due ore. Bravi, no, pam! Cosa ne pensa l'Apo dello sfumone nella musica? Ma lo sfumone possiamo accomunarlo a una serie ovviamente di epitomi dantesche, certo. Soprattutto presenti nella cultura postcoloniale congolese del XVII secolo, cioè in realtà è pre-litteram, ante-litteram rispetto all'intervento del famoso re Leopoldo che conquistò a titolo personale il... Mi sfumate? No, non no, ti diamo fuoco, altra roba. Stavo chiedendo che allora, cosa arrivano arrivano diversi entusiastici commenti su per quanto riguarda Dammi solo un minuto. Il pendulo, come l'ho chiamato prima? Il velopendulo, credo. Il velopendulo radiofonico di Econo, per esempio. Allora, ci chiedono: ma per vincere aprite il televoto? No, decidiamo io. No, proprio qua a simpatia andiamo. No, chi è stato più bravo, secondo, chi è durato di più, chi è riuscito a stare nelle regole, chi è stato più interessante, eccetera, eccetera. Senti Marco, la trasmissione vi è già sfuggita di mano. Completamente, ma è un po' lo scopo quello. È lo scopo quello lì. Dovevo uscire dal lavoro, ma ho rinunciato per starvi a sentire. In effetti siamo dei bastardi a mettere sta roba il venerdì dalle 6 alle 6 e mezza. È qua la mezz'ora in più che abbiamo, cosa vuoi fare? È lì e ce la teniamo lì. Basta, no, basta, non prendiamo altre telefonate. No, abbiamo finito, vi ricordiamo che Esteri andrà in onda normalmente dal lunedì al giovedì dalle 18 alle 18:30, quindi non è che non c'è più Ciao chi se non no. Semplicemente il venerdì fa un giorno in meno di trasmissione. Stasera c'è un concerto in auditorium, pianismo allo stato puro, doppio pianismo, sì. Zambrini, Marco Tulli, se volete ci dovrebbero essere ancora dei posticini. 02 39 24 14 09, esatto, provate, vedete di accaparrarveli gli ultimi rimasti.
Noi torniamo lunedì. Noi torniamo lunedì. Io personalmente torno domenica sera a partire dalle 7 con una trasmissione a conduzione, a rotazione. Non con Mr. Davide Facchino. Non sei DJ. No, stavolta. Non sono DJ. Sono. Proveremo a tenervi compagnia in quello che si chiama Sunday Blues, ossia l'apo. Una forma ovviamente di pittura fiamminga del 1400. Ah, sta improvvisando anche lui. Il Sunday Blues in Inghilterra è chiamato quella l'amarezza della domenica sera, perché è finito il weekend e noi proveremo a farvela passare. Dalla settimana prossima il vero grande ritorno di Lapo Mazzafontana come nostro opinionista, rubrichista e voce fissa. Guarderemo i fatti della storia attraverso la lente di ingrandimento del Galateo. Achtung! La rubrica si chiamerà Uomini Fatti e Finito. Ci vediamo lunedì, anzi ci sentiamo, ciao! Tra poco c'è Panama, Lapo, ciao lunedì! Ciao, e l'amore è un dardo. No, no.